Gravissimo lutto nel mondo della politica italiana, è morto infatti proprio oggi, 15 agosto 2018, giorno di Ferragosto, la brava Rita Borsellino. Era un'attivista e politica italiana. Pensate che dal 2009 al 2014 fu europarlamentare del PD, del Partito Democratico. Era figlia di Diego Borsellino, di Maria Pia Lepanto, e aveva una sorella maggiore di nome Adele e i fratelli maggiori Paolo e Salvatore. Si laureò nel 67 in farmacia all'Università degli Studi di Palermo, esercitò quindi la professione di farmacista nel capoluogo siciliano Palermo proprio per diversi anni di tempo. Si sposò dal 69, ebbe 3 figli, diventò testimone della lotta alle criminalità organizzate. Nel 95 diventò vicepresidente di Libera, una associazione antimafia fondata dal buon Don Luigi Ciotti, di cui fu nominata presidente onoraria nel lontano 2005, carica che ricoprì fino a quando nell'inverno dello stesso anno si candidò alla presidenza della regione siciliana, quindi come governatrice della regione in questione. Tanto l'impegno a livello politico, tanto il potere che esercitò proprio nell'ambito, ripeto, della politica italiana, ma grande, grande personalità di spicco fu quella di Rita Borsellino. Vi ringrazio per l'ascolto. Nacque a Palermo, città capoluogo della regione Sicilia, il 2 giugno del 1945 e si è spenta sempre a Palermo oggi, 15 agosto 2018. Grazie per la visione, grazie per l'ascolto. Tutte le informazioni che avete ascoltato sono state prese e trasmesse attraverso la mia voce da Wikipedia, l'enciclopedia libera, pertanto libero di copyright, senza copyright. Aggiungo che questo video non vuole violare la privacy di Rita Borsellino né della famiglia Borsellino, ma solo informare eventuali persone del fatto che una straordinaria artefice, interprete della politica italiana come lei purtroppo si è spenta, purtroppo è passata a miglior vita. Grazie Rita Borsellino, riposi in pace, amen.